Dei mercati, lo abbiamo visto insieme, andiamo però ad analizzarlo con un importante analista, l'amministratore delegato di Ambrosetti Sim, Massimiliano Allegri. Buongiorno e ben ritrovato. Buon Alessandro dire. Allegri, Massimiliano Allegri è l'allenatore della Juventus, scusi il lapsus, buongiorno Allegri. Ascolti, partiamo subito dalla Cina, cosa ne pensa di quello che sta accadendo? Anche oggi, dottor Allegri, meno 5%. Sì, diciamo che sul mercato cinese, lo evidenziavamo anche nelle scorse settimane, rimarrà un elevato nervosismo. Le autorità centrali in tutti i modi stanno intervenendo per sostenere, diciamo, il mercato e quindi far sì che anche eventuali naturali fuoriuscite di capitale che continuano ad esserci siano le più contenute possibili sostanzialmente. Quindi riteniamo che gli acquisti anche che abbiamo visto nella parte finale della giornata in Cina siano sostenuti soprattutto dall'autorità centrale, quindi il mercato di per sé rimane ancora debole come giustamente deve essere, anche perché è un mercato che ha corso tanto e le ondate di vendita che ci sono molto probabilmente proseguiranno anche nelle prossime settimane, insomma non ci stupirebbe questo. Ma Allegri, senta, ieri è stato fatto un pronti controtermini a 7 giorni, sostanzialmente per farlo capire anche a chi è meno pratico da casa di queste tecnicalità è molto semplice, vengono venduti dei titoli alla People Bank of China, viene data della liquidità con la promessa di ricomprarli fra 7 giorni. A questo punto non è più conveniente un quantitative easing vero e proprio per la People Bank of China? Di per sé sì, come convenienza sicuramente, onestamente non è anche difficile valutare i tecnicismi che si stanno utilizzando per sostenere un po' il ciclo economico ma soprattutto il ciclo finanziario, quindi comunque il percorso che si dovrà prendere secondo noi è da un lato se sarà un percorso di riforme strutturali potrebbe essere sana questo ribasso e questa crisi del mercato cinese. Se non verrà supportato da riforme strutturali, da una maggiore apertura verso l'esterno, diciamo che ci potrà essere una situazione di crisi decisamente più ampia, ma non solo per la Cina ma anche per tutti i paesi sia sviluppati che soprattutto emergenti poi legati al mercato cinese, quindi una sorta di continuazione di una situazione di deflazione che non aiuta certo il ciclo economico. Guardiamo anche alle valute dei paesi emergenti. Nelle ultime 2 settimane contro il dollaro statunitense la divisa malese ha perso il 7%, la rupia indonesiana il 2,6%, mentre la divisa thailandese il 2%. E questo in un clima in cui i tassi per il momento non si muovono, forse accadrà a settembre. Ricordo di grossi fughe da questi mercati quando vennero annunciati la fine del programma di quantitative easing da Bernanke. Possiamo vedere un deflusso così importante anche a partire da settembre o stiamo già scontando questo effetto, Allegri? Ma in parte lo stiamo scontando, di sicuro le valute in generale, al di là di quelle dei paesi emergenti, ma proprio i vari rapporti valutari rappresenteranno un terreno fertile per vedere alta volatilità e quindi una sorta di scontro fra i diversi cicli economici, fra le diverse potenze anche a livello globale, nel senso che una valuta debole in questa fase di ciclo economico difficile serve un po' a tutti. C'è chi si è mosso in anticipo come l'America e ha goduto almeno fino ad oggi di un pochettino di vantaggio, ma non può permettersi di avere un dollaro troppo forte, esattamente come l'area euro sta lavorando per avere una valuta debole, esattamente come lo sta facendo la Cina con il renminbi eccetera eccetera. Quindi le valute rappresentano secondo noi uno degli elementi più difficili da gestire da qui ai prossimi semestri sicuramente. Veniamo anche al petrolio, questo è un sondaggio di fatto che stiamo conducendo chiedendolo ad ogni analista di Caffè Affari che interviene a Caffè Affari. Cosa ne pensa? $40 è il bottom, la fine di questa caduta o si può andare ancora sotto? Tenendo presente che molte volte le valutazioni sul petrolio sono state fin troppo esagerate, dai $10 ai $200 al barile, mi ricordo sparate di ogni genere insomma. Ma diciamo questo, che non abbiamo sicuramente alte probabilità di vedere un prezzo del petrolio alla fine di questo trimestre al di sotto dell'area 40, ma questa è un pochettino la logica, poi un po' di nervosismo che possa portare le quotazioni a
diciamo, ad assistere a nuovi ribassi ci può stare, però abbiamo veramente basse probabilità di vedere una chiusura del trimestre sotto ad area 40. Insomma. Quindi lei è positivo, o meglio, non totalmente catastrofista, e vede una area 40. Diciamo che le proiezioni lette in questi giorni sono un pochettino esagerate, probabilmente. Ecco, veniamo anche a Piazza Affari. Siamo in clima estivo, nella metà di agosto, l'indice FTSE MIB è a 23.389 punti, partirà da questa quota, ci sono dei volumi molto sottili, quindi non si muoverà più di tanto questa settimana e magari anche la prossima, ma da settembre, quando rientrano i cosiddetti big money, grandi investitori, lo possiamo vedere finalmente sopra questa benedetta quota 24.500, 25.000 di cui parliamo sempre, quasi da febbraio vi parliamo? Ma allora, diciamo questo, sicuramente adesso è un mercato molto molto sottile che ha anche pochi temi e che è stato scosso e viene scosso dal discorso cinese, ma in generale i mercati stanno resistendo abbastanza. Il fatto di vedere nuovi massimi e una ripartenza del mercato euro e anche naturalmente di quello italiano è possibile dal nostro punto di vista, ha buone probabilità di avere successo. Difficile onestamente andare a identificare il momento migliore come nel mese di settembre, quindi in tutta onestà probabilmente avremo ancora un pochettino di incertezza proprio a settembre e magari nella parte finale dell'anno assisteremo a questo rialzo maggiore che molti auspicano. Quindi un trimestre, diciamo, simmetrico, si chiude l'anno con un quarto trimestre potenzialmente molto positivo come fu il primo a fronte di un secondo ed un terzo fiacchi. Potenzialmente sì, probabilmente qualche sorpresa negativa da qui alla fine di questo trimestre, diciamo che non verrebbe letta da noi in maniera così tanto negativa, anzi come opportunità di posizionamento addirittura. Veniamo anche ai singoli settori, Allegri, di Piazza Affari. Quale settore vede meglio impostato per esplodere anche alla luce delle ultime trimestrali? Di sicuro non i petroliferi, alla luce di quanto abbiamo detto prima. Quale settore secondo lei ha più potenzialità di crescita? Ma diciamo che abbiamo sicuramente delle tematiche legate al settore finanziario che potrebbero trovare nella parte finale dell'anno insieme al comparto anche telefonico probabilmente qualche tema di acquisto in più rispetto in generale all'indice. Comunque diciamo che non pensiamo ci sarà una selettività così forte. Se dovessimo realmente affrontare un mercato positivo, molto positivo nell'ultima parte dell'anno, sarà un movimento un po' corale, quindi addirittura anche i settori che hanno fatto più fatica anche a livello europeo nell'ultimo periodo potrebbero addirittura andare ad allinearsi con gli altri. Questa è un po' la logica e l'idea che abbiamo. Chiudiamo con una considerazione che riguarda gli Stati Uniti e riguarda il Nasdaq. A settembre, comunque nell'ultimo trimestre dell'anno, vengono sempre annunciate le grosse novità tecnologiche. Oggi a Caffè Affari abbiamo parlato del nuovo sistema Android di Google, arriverà l'iPhone 6S per tutti i maniaci della mela. Abbiamo spazio ulteriormente per questi unicorni, cioè queste super società tecnologiche, per incrementare ancora il valore? Ricordo che 6 società da sole fanno la metà del valore del Nasdaq, e tra queste abbiamo Apple e Google. Sì, diciamo che in generale il comparto technology ha delle buone potenzialità. Ripeto, non riteniamo sia un movimento a sé stante, quindi non pensiamo che tutto il mercato azionario possa rimanere fermo e di colpo solo il nuovo mercato, il mercato tecnologico possa trovare quei temi particolarmente validi per spingere il rialzo. Quindi sarà un movimento molto più unisono dei vari mercati, e di conseguenza all'interno di questo movimento sicuramente i temi tecnologici potrebbero avere, anche proprio per abitudine di comportamento, quindi per ritmo di oscillazione e volatilità, potrebbero essere favoriti in una fase di crescita ulteriore. Questo sì. Allegri, la domanda sulla Juventus gliela faccio un'altra volta. Non me ne intendo, guarda. Grazie allora ad Alessandro Allegri, amministratore delegato di Ambrosetti Sim. Le auguro una splendida giornata, arrivederla. Arrivederci, grazie, salve. Sentiamo le parole adesso anche del sottosegretario.